Buonasera, cosa ne pensa dell'utilizzo addirittura dei bidet negli USA? Ti chiedono di tutto davvero Ah no, stasera. questa è la verità, questi io ho mandato a fanculo seriamente proprio gli statunitensi. Io mi sono impazzito. Cioè io quando andai a New York, no, questo non fate vedere, qua ci sta da ridere. Abituati noi al bidet. Io sono detto, ma ogni volta, diceva mia moglie, la camera, stavamo un grattacielo, e si è detto, ma visto, ogni volta che te la cacarella, che cazzo fanno? Come si allavano? Gli sta lo bidet. E allora tu quando sono domandato mi hanno detto questi si fanno le docce, quante Anche in cazzo di Francia docce è si così, fa? eh. La chiappera di arre che ti fai 7.000 docce, siete ma dove ti ha finito? Anche in Francia E è non così. vedevo il bidet. Quando sono sceso dalla camera, queste cose che sto raccontando qua, le ho raccontate anche là con le persone, e mi ha detto sembra possibile che si cucinge, la baci che prima una mattonella, baci prima una mattonella e ti esce lo bidet. E ne sono buccato, e sono buccato. Come non credere, C'è andato siccome. a premere la... Sono salito, sono detto a mia moglie, mo arcali subito, guarda, fammi arrivare la camera. Sui che là un bagno, sono andato a delle Hai casse, pigiato no, sono sotto. appiggiato, sono andato lì cassotto, allora dopo so capire che in genere, c'era tanta l'abitudine di questo bidet, Su tutte che le allora che sono fatti, mattonelle per sembra. farmi un bidet ci stava la vasca da bagno dove stava la doccia, no? Arrivava l'acqua, piena piena, e mi mettevo in coccolone là per farmi un bidet, ma ti rendi conto? Stasera si va Quelli su. che sono fatti in America tutto ne può manco immaginare. Sempro, allora faremo una I rubrica, film. Semproni in America. Guarda, perciò qualcuno che è Allora stato qualcuno che ha sa questo saputo. fatto qua dei bidet in Hai America. conosciuto anche una ragazza, Là, bellissima ragazza. sì, là c'aveva una cameriera bellissima. Sette peccati che ci sta mia moglie, se no ti facevano un pelo e contropelo. Cioè, nella mattina alle colazioni pazzesche. Colazione arriva, il latte macchiava il bicchiere, ci credi? Quando mi bevevo il bicchiere di latte facevo come un toro, brum, sentivo le botte, Eri in assoluta una cosa pazzesca. E fermentazione. là, in America mi sono vendata la pasta a pacchetti, che qua nessuno ci ha creduto, questi stronzi che io ho brevettato, la pasta a pacchetti da 100 grammi a 50 grammi, perché gli americani erano molto amanti della pasta italiana, però non la sapevano distribuire, dice certe volte ne cuociamo troppo e la buttiamo, noi cuociamo poco e là mi si è appicciata la lampadina. Però qua nessuno ha Grande, raccolto. grande intuizione aveva avuto Gianfranco, che però Ma ancora qua sono talmente comodo poi, sciocchi, come dici. talmente stupidi che sembra pasta mezzo chilo, facevi 10 pacchetti da strappare da 50 grammi l'uno, sempre mezzo chilo, 5 pacchetti da 100 grammi, solo che la differenza non si butta più la pasta. La puoi proprio secondo quel, ma cara voglio 300 grammi di pasta, Questa è la cara ne voglio caratteristica 150. della genialità degli italiani. Questi Che è quando solo che vanno fuori. qualcuno, a qualche imprenditore che gli ho detto che fa la pasta, che è uno stronzo, ma se tu mannaggia facevi una pasta a pacchetta da 200 Perché gli grammi, ma italiani? allora ne capì. Ma non è la stessa cosa, scuglio, che ti puoi mangiare 250 grammi di pasta all'uovo, schietti. L'italiano quando va fuori emerge. È qui che non L'intelligenza emerge. È italiana. qui, in questo paese, che non emerge Non più. ti Va fa bene, perché buonasera, secondo non voi ti fanno non emergere, emerge, a me esatto. si dice.